Lui è Lorenzo Facello di Arpa Italia. Buongiorno, anzi buonasera visto l'orario. Prima di tutto, com'è andata? Beh, è andata abbastanza bene. Abbiamo portato qui la nostra soluzione di monitoraggio energetico. Diamo la possibilità al cliente di avere uno strumento per capire quali sono gli andamenti energetici. Come innovazione abbiamo portato un modulo dedicato agli utenti. Che vuol dire? Abbiamo negli anni passati ci siamo interfacciati a una miriade di dispositivi. Qualche anno fa ci siamo chiesti, ma i dipendenti quanto consumano a livello generale? Quanto incidono sui consumi? Abbiamo quindi creato, vi faccio vedere, questo social network relativo al comportamento dei dipendenti. Ve lo mostro da qui, guardate. Allora, immaginate un utente all'interno di un'azienda che quando esce dal suo ufficio, sia in pausa pranzo che la sera, non spegne i dispositivi della sua stanza. Quindi immaginiamo la luce, il condizionamento, monitor, PC e così via. Che succede? Questo utente, non adottando queste buone pratiche, provoca dei consumi inutili. Immaginiamo che questo utente abbia dei colleghi in diverse sedi sparse sul territorio. Possiamo immaginare che il risultato è abbastanza preoccupante. Abbiamo quindi creato questa applicazione web che dà la possibilità ai dipendenti di capire che impatto hanno le loro azioni, ovvero che cosa succede se non spengo la luce quando vado via la sera. Vengono creati dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro in cui il sistema, registrando l'energia consumata puntualmente, può determinare qual è il trend di saving che si sta attuando in quei determinati edifici o dipartimenti. Questo permette all'azienda di risparmiare e a livello ambientale di evitare emissioni e consumi inutili. Questa è Smart City, pura Smart City.